si parlerà di storia del Novecento, di dottrine politiche, spaziando anche verso la sociologia, la geopolitica e la sostenibilità energetica. A farlo saranno alcuni dei nomi più noti del panorama aretino. Si tratta della scuola di formazione civica nata da un'idea dell'associazione culturale Fratevere d'Arno. Saranno proprio curricolari, cioè delle, come le materie come matematica, come lettere, come latino, greco, eccetera, riconosciute pertanto come ore di normale lezione per le scuole superiori. L'educazione civica, che è stata dimenticata da decenni e decenni, beh, forse è opportuno cominciare a ricordarsela, forse è opportuno che qualche giovane che abbia voglia di impegnarsi per governare e amministrare la cosa pubblica trovi qualcuno che dall'alto della sua esperienza, alto nel senso che siamo tutti vecchiotti, riesca a trasmettere un minimo di passione per il pubblico e non solamente per il proprio privato. Gli appuntamenti didattici inizieranno il prossimo 24 ottobre e saranno ospitati dalla Sala della Fraternità dei Laici. Andranno avanti ogni due settimane sino a maggio. Solo attraverso il recupero della memoria e della conoscenza della nostra città, solo attraverso l'umiltà creatrice noi possiamo formare e avere una nuova classe dirigente. In questa città ne abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente. Il progetto nasce da una convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. È rivolto sia agli studenti che a tutti quelli che abbiano voglia di approfondire questi temi. Questa attività nasce anche comunque da un'esigenza scolastica, perché 4 anni fa c'è stata una riforma ministeriale che ha inserito nel curriculum educazione civica. È per noi un supporto alle scuole che si sono già organizzate come integrazione di esperti e alle scuole che non si sono organizzate invece è un supporto perché ci sono relatori di buon livello che possono praticamente anche appassionare i ragazzi e far capire e dare quell'input.